Francesco Totti è arrivato allo Santos. Come vedete, ragazzi, è stato praticamente preso d'assalto il povero Francesco da foto, selfie. Ragazzi, ditemi anche voi come è venuto Francesco. E Totti adesso si sfiderà in una sfida epica. Quanto è figo, porca miseria, guardatelo, è proprio lui. Totti, tira, tira Totti, grande. Oh, dribbling di nuovo, attenzione, madonna, la palla sta per saltare. Oh, ah, fallo, è fallo. Mi stavo per picchiare, oh mio Dio, no, no, calmi, calmi. I'm good, I'm a leader, I got it, I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è il vostro Omegozzo. Mi riconoscete? Sì, sono io e finalmente, dico finalmente, siamo tornati a fare video tutti i giorni, almeno si spera, quindi sembra che i problemi che avevo sul mio canale, che erano abbastanza gravi, ora non vi sto a dire che cosa, penso che siano finiti, speriamo. Infatti, come avevo promesso, subito già bomba, partiremo con il nuovo video speciale e ragazzi vedremo il primo e unico capitano che io, ragazzi, anche se non sono della Roma, per me rimane sempre una grande icona del calcio, il mistico Francesco Totti. Per cui, ragazzi, siccome preparatevi, perché mi è stato anche molto chiesto da voi nei messaggi privati e tutto, sarà veramente un video eccezionale. Questo è solo l'inizio, perché adesso arriveranno una sfilza di video, ragazzi, con i nuovi calciatori. Cosa importante, la serie la portate avanti voi, l'ho sempre detto. Menti, insomma, cacciate tutti i calciatori che vorreste vedere nella serie della vita reale da calciatore, e quelli più spolliciati, ragazzi, li portiamo, qualsiasi calciatore esistente al mondo. Quindi, ragazzi, questo è solo l'inizio. Allora, prima di passare al video, come facciamo sempre, voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Santa Maria Giovanni 006 che mi scrive: oh my cozzo, continua così, non ti fermare mai, bella bro. Grazie Santa Maria Giovanni 006, il nome più lungo non te lo potevi mettere, bella, e te saluto. E saluto anche Alfio Augusta che mi scrive: figone, resti sempre il mio idolo. Cioè, resti per sempre il mio idolo. Grazie Alfio, sono contento di esserlo e spero di esserlo anche per molti di voi. Quindi grazie a tutti, ragazzi, per i vostri commenti. Mentre vi ricordo che se anche voi volete essere salutati in tutti i miei prossimi video, come ho appena fatto con loro due, voi che mi state a guardare dall'altra parte, però dietro non ci sta nessuno, non so perché, venitemi a seguire su Instagram, lo trovate qui in descrizione. Devastate il tasto segui, non lo so, distruggete, fate tremare il mondo, buttate la sedia dalla finestra, non lo so, ragazzi, venitemi a seguire, così avete la possibilità di essere salutati da me e di parlare anche con me in direct. Esatto. Attenzione, eccezionale omaggio. Ta-da! Volevate vederlo subito, invece no, no. Adesso c'è il nostro CR7. Allora, vi do il benvenuto per la quarta volta, quello che è. Ragazzi, questo sarà un video epico, quindi ve lo dice anche Ronaldo per questo video e anche per il nostro capitano Francesco Totti. Mi raccomando, dovete spolliciare fino a 8000 like per il prossimo calciatore inedito che ancora non abbiamo mai visto. Quindi mi raccomando, raga, 8000 like per il nostro Francesco, mi raccomando, ci tengo. Oggi siamo qui io e Benzema perché dobbiamo fare un po' di rinforzamento per quanto riguarda la velocità, perché molti sapranno che la velocità è un fattore veramente essenziale per quanto riguarda il calcio. Infatti non è che conta solo la velocità, ragazzi, contano anche altre prestazioni. Infatti oggi abbiamo deciso di non allenarci a palle, di rafforzare un po' la stamina, la velocità e tutto il resto, perché siamo gli unici due ad averci fatto gli allenamenti. Infatti non so perché Benzema non voglia fare niente oggi, però ragazzi, sapete che un campione come me deve tenersi in forma. Più che altro sto sentendo che allo Santos sta andando di moda molto venire, stare, abitarci, eccetera. E ragazzi, indovinate un po', mentre vi parlo che Ronaldo sta correndo, ho sentito che molti altri calciatori hanno intenzione di trasferirsi. Sta chiamando qualcuno, che sta succedendo? Come, Francesco Totti è arrivato? Veramente? Oddio. No, perché ragazzi, Ronaldo penso che stia vedendo che hanno messo qualche foto. Però ragazzi, vi devo essere sincero, vi parlo da Ronaldo, non lo conosco tanto, però ci abbiamo giocato qualche volta in Champions League e li hanno prese di santa ragione. Ora lui ha lasciato il calcio, però è venuto a vivere qui. Francesco Totti è arrivato allo Santos. Quindi siccome io devo proteggere anche il titolo di campione, cioè vabbè, nel senso, dai, è più una minchiata. Cioè Ronaldo deve proteggere il titolo di campione di Los Santos, perché comunque è lui. Quindi ora andiamoci a cambiare, ragazzi, perché non ci credo. Per la breve, ragazzi, hanno messo una foto dove hanno fatto una foto a Francesco Totti e hanno detto hashtag sfida Ronaldo. Quindi ragazzi, siccome CR7 non è uno che le cose se le tiene, è vero CR7, ragazzi, ora correremo alla
velocità della luce alla Lamborghini. Ragazzi, nel senso, quello che voglio dire è, una volta quando viene un calciatore nuovo allo Santos, spartono sempre queste sfide. Vi ricordate quando erano arrivati Messi, Neymar, Buffon e Dybala per la prima volta, che abbiamo fatto il bordello, cioè è successo il casino, no? Quindi ora io non posso ritirarmi da sta sfida, anzi devo sbrigarmi tra l'altro ad andare, che poi non capisco perché c'è lo stadio, non ci viene mai nessuno, o perché quelli del Real, la società del Real Madrid l'ha comprata. Però come ben sapete c'è un campetto qui vicino sulla mappa, se ben ricordate, che è la sua prima partita e dove molti si vanno a, diciamo, a cazzeggiare, non allenare ragazzi, a cazzeggiare. Ecco perché penso che sicuramente saranno tutti quanti lì. Allora, la cosa più bella, ragazzi, io l'ho sempre detto, di questa serie è di poter vedere tutti i calciatori che ci sono nella vita reale dentro GTA, sapendo che GTA è un gioco che non prende i calciatori, ragazzi, cioè è un gioco completamente diverso dal calcio. Mi raccomando, spoilerate il video perché è una cosa veramente epica quella che state per vedere, e tutti i calciatori che vedremo nei prossimi video consigliati da voi. Ok ragazzi, siamo arrivati, guardate, il campetto è proprio sulla nostra testa. Allora, possiamo benissimo lasciare qui la Lamborghini, perché, cioè, vabbè, dai raga, è un parcheggio semplice, la metto più al lato possibile, ma cavolo, le macchine ci passano, porca miseria. Noi siamo arrivati noi allo Santos per la prima volta. Hanno fatto un casino per noi, vi ricordate? Quando Cristiano Ronaldo è arrivato, è successo il bordello. Cioè, vi ricordate quando Cristiano Ronaldo si lasciò con Jasmine, ragazzi, la prima volta? C'era un casino di fan fuori da casa sua. Insomma, poi Cristiano Ronaldo si è saputo che era arrivato, ragazzi, e gli animi si sono placati. Ma immaginate voi quando viene un nuovo giocatore, che sono tutti felici e contenti. E ragazzi, è come un obbligo dare il benvenuto ai nuovi calciatori, perché Cristiano Ronaldo è il primo ad essere arrivato allo Santos. E a quanto pare, ragazzi, Totti c'ha anche una buonissima, c'ha un buon seguito. Guardate quante persone c'è intorno, che se non sbaglio vedo pure quella peste di mio figlio, quell'infame di Ronaldo Junior. Come devo fare con quel bambino? Invece di farsi foto con suo padre. Cioè ragazzi, ci credete? Ronaldo Junior c'ha più foto con gli altri calciatori che con suo papà. Come vedete ragazzi, è stato praticamente preso d'assalto il povero Francesco, da foto, selfie e tutti i mazzi. Infatti guardatelo, poverino, perché si è come conciato. Oddio, perché c'ha quei pantaloncini da aperitivo, da after, da party, non lo so. Oh, ragazzi, guardate qua chi c'è, ci sono anche io. Eh sì, giustamente sono venuto anch'io a fare le foto. Bella Omega, bella Ischere. Raga, ci sto anch'io, bella così. Bella France. So Ronaldo. Guarda ragazzi, guardatelo, è proprio lui, non c'è dubbio. Esatto ragazzi, vi do proprio con grandissimo onore il benvenuto finalmente nella grande sfida di Ronaldo e Francesco Totti. Come vedete, tutti ci sono intorno. Bella Omega Ischere. Ci sono tutti intorno. Ragazzi, ditemi anche voi come è venuto Francesco, se l'ho realizzato bene, considerando ragazzi che l'ho fatto a mano. Cioè, per fare uno di questi ci vuole più di una settimana, più o meno. Quindi ditemi voi se nei commenti se vi piace Francesco, anche per quanto riguarda il fisico, l'altezza, mi sembra praticamente uguale. Bene, allora, detto questo, spero vi piaccia il nostro Francesco Totti. Adesso è l'ora della sfida. Guardate i nostri due calciatori se stanno a squadra. Va bene Francesco, io sono appena uscito dall'allenamento, però sto bello carico. Quindi ragazzi, Ronaldo e Totti adesso si sfideranno in una sfida epica. E ragazzi, la nostra sfida sta per avere inizio. E guardatelo! Oh mio Dio! Tutti romani! Lazio merda! Sì! Vabbè, nel senso, aspettate, non offendiamo nessuno, per carità di Dio. Tutti romani, o tutti, insomma, quelli che tifano Roma, stanzassero in questo momento. Ragazzi, quanto è figo, porca miseria, guardatelo, è proprio lui. Madonna, è bellissimo, è fatto proprio bene, guardatelo, con la sua maglia della Roma, ovviamente in pensione, però vabbè, sti cazzi. Chi fa prima gol, senza porti e senza difensori, è una sfida un po' senza senso, però ci sta, almeno non lo so, ditemi voi. Vi ricordo, raga, nei commenti, tutti i calciatori che vorreste e i calciatori più spolliciati, quindi non scrivete 3000 volte lo stesso calciatore, se l'ha già scritto qualcuno andate a spolliciare quel commento, e quelli più spolliciati li portiamo come il mistico Francesco. Francesco, inizia tu, tanto tieni la palla, puoi iniziare benissimo tu, tanto non c'ho bisogno di iniziare io. Stiamo per giocare i panni di Francesco Totti, mamma santa, dobbiamo essere onorati di fare sta cosa, anche voi di guardarlo. Quindi allora, come ha detto Ronaldo ragazzi, la regola è chi fa i primi due gol vince.
quindi sicuramente devo giocare subito sul serio. Non so se lui farà subito sul serio, ma ragazzi, giocheremo subito sul serio. Ci ha dato l'opportunità di iniziare, quindi ragazzi, inizieremo subito a bomba. Partiremo dalla nostra porta, quindi con la palla torniamo immediatamente indietro. Ragazzi, augurate buona fortuna al mistico Francesco d'Orgoglio Italiano. Non fate gli infami. Sì che Ronaldo è il nostro calciatore preferito, raga. Però dai, Totti è sempre il nostro calciatore italiano, uno dei migliori. Ok ragazzi, a quanto pare Ronaldo ci sta già venendo incontro. Noi non possiamo fare altro che scattare. Ok ragazzi, attenzione, l'abbiamo superato. Perché c'è un'altra palla qui in mezzo? Perché mi devo confondere? Vai Totti, tira, tira Totti. Grande. Oh Ronaldo, attenzione. Attenzione, il mitico CR7 ha preso già il primo gol. Guarda Ronaldo il secondo e sei già fuori, lo sai. Io ragazzi ho sempre detto che il bello della vita reale è vedere tanti calciatori e usarli tutti, perché dobbiamo giocare tutti nei panni di tutti i nostri eroi. E ragazzi, volevo dare il benvenuto a Totti, a quanto pare si è ambientato molto bene. Però non mi metterò subito a fare... Oh, gol, attenzione! Madonna che scivolata! Cioè ragazzi, vedete, fare gol adesso, da incoscienti. Io sono uno che si diverte. Guardate adesso com'è! Wow, dribbling di nuovo, attenzione! Madonna, la palla sta per saltare! Non riesce a starmi dietro, ragazzi, a quanto pare l'allenamento con Benzema in parte ha funzionato. Guardate che bomba di tiro! Pam! È proprio lui, ragazzi, entra in porta! E Totti, niente, Totti, poverino, non ce la fa più, tiè! Totti, ragazzi, la sua età, lei, c'ha quanto ha? 43, 41 anni? 41, mi sembra. Ragazzi, ultima manche, vedremo chi arriva per primo! Oh, scivolata! Totti si è fermato, poverino, pensavo che non la prendessi! Ragazzi, no, è uscita fuori! Questo è l'ultimo gol che decide. Vai Ronaldo, scatta come un animale. Scatta, 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 scatta. Oh, ah, fallo, è fallo. Aia, Totti è fallo quello. Ok ragazzi, attenzione, Totti, guarda che quello era fallo. Oddio ragazzi, si stanno per picchiare. Oh mio Dio, no, calmi ragazzi, la sfida Ronaldo Totti ancora non è finita. Calmi. Ragazzi, io direi che Totti si è salvato per ben due volte, ma questa volta vi posso assicurare che non si salverà. Vai. Ok ragazzi, Totti si è salvato due volte, ma questa volta non gliela daremo per vita. Forza Ronaldo, vai, più veloce, il quadrato, vai. Oh, attenzione, ci sei, entra con tutta la palla scivolata. Wow, gol, Ronaldo, qui c'è ancora. Beh dai Totti, è stata una bella sfida, detto sommato. Se voi ci sfidiamo a skate, eh? Quando il mio numero a Totti, ovviamente basta, cioè sennò qui lo prendono tutti. Vedete, un po' di persone si sono avvicinate, regà, devo dire che comunque è stata una bellissima partita. Mi sto anche complimentando con Francesco per la sua età. Cioè comunque ragazzi è stato bravo. Quindi ragazzi, spero di diventare molto amico con lui e di non fare la stessa fine di Buffon, anche perché pure lui è italiano, quindi speriamo vada a finire bene. Quindi ragazzi, mentre i nostri eroi si scambiano il numero di telefono e si complimentano, se il video vi è piaciuto assolutissimamente, raga, dovete spolliciare il video. Mi raccomando, arriviamo a 8000 mi piace per il prossimo calciatore che deciderete ovviamente voi, qualsiasi calciatore vogliate, italiano e no, quindi vi decidete voi. Iscrivetevi per non perdere ovviamente gli altri video con gli altri calciatori, il perfido Ronaldo Junior, che guardateli ancora lì, e Omega Kebo. Dove sono finito, raga? Non mi vedo, forse me ne sarò andato, non ci sto più. Ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali, come questa qui, versione Superman. Quindi mi raccomando, passateci, raga, che chi le prende, taggatemi su Instagram, che io vengo a mettere ovviamente mi piace alle foto. E come ragazzi, stanno facendo il mistico Ronaldo e Totti, venitemi a seguire su Instagram. Guardate, stanno facendo tutti e due, quindi fatelo anche voi, mi raccomando. Chi mi segue avrà la possibilità di essere salutato in tutti i prossimi video. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero veramente vi sia piaciuto tantissimo. Io vi ringrazio a prescindere se vi è piaciuto o no dalla visione. E grazie a tutti per il supporto che, insomma, mi state dando e continuate a supportarmi. Oggi è tutto ragazzi, qua è Totti, qua è Ronaldo Junior. E vabbè, tutti quanti, come cazzo ragazzi, se becchiamo al prossimo video. Ciao!